Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, ma che strano il titolo di questa trasmissione, La morte e i filosofi. Il fatto è che l'amico romano Leandro Osmelli qualche giorno fa mi ha detto se potevo consigliargli delle letture di testi filosofici in cui si parla della morte. Ora si può dire che l'intera storia della filosofia, della sociologia, dell'antropologia, della psicologia parla della questione della morte, però a me Serafino Massoni non mi hanno quasi mai convinto, quasi mai convinto. E gli unici che mi hanno convinto sono gli stoici, solo loro hanno detto pane al pane e vino al vino. Solo gli stoici, gli altri ci hanno tutti girati attorno, ci hanno tutti girato attorno al problema, così capito, hanno fatto il giro tondo attorno al problema. Vediamo un po' l'atteggiamento stoico qual è. Gli stoici dicono che la vita è bella, meglio di essere vissuto, ma sino a quando c'hai un minimo di libertà motoria e mentale. Se devi vivere da schiavo, da schiavo, da schiavo nel senso che ti mancano le gambe, o nel senso che sei prigioniero, o nel senso che hai una brutta malattia. Gli stoici non è che stavano lì a menarla tanto per le lunghe, ti dicevano, t'ammazzi, e il problema è finito, t'ammazzi. Ricordo che nelle sue lettere a Lucilio, il grande Seneca, quando i suoi discepoli gli chiedevano, Maestro, insegnaci qual è la via per la libertà. Seneca diceva, vuoi conoscere la via per la libertà? È una vena del tuo corpo. Poi Seneca diceva pure che è inutile che stiamo qua a lamentarci della vita. La vita non lega a sé nessuno. La vita lega a sé nessuno, amici. E a questo proposito, ricordo la guerra contro il re di Macedonia, contro l'ultimo re di Macedonia, e egli fu sconfitto nella battaglia di Pydna, dal console Tal dei tali, 168 avanti. Ah, Paolo Emilio, Paolo il console, Paolo Emilio, che era uno stoico. E Paolo Emilio, console Paolo Emilio, dopo aver sconfitto nella battaglia di Pydna in Macedonia, l'ultimo potente re di Macedonia, portò tutto a Roma, re Perseo, si può dire anche Perseo. Si può dire in entrambi i modi, e portò a Roma re Perseo, la sua famiglia e gli sterminati tesori della Macedonia. E a un certo punto re Perseo chiese a console, ti prego, console Paolo Emilio, ti prego, io sono il re, sono stato re di Macedonia, discendo da Alessandro Magno, evita a me l'onta. A me, evita a me e alla mia famiglia l'onta di partecipare al trionfo come schiavo. E Paolo Emilio gli disse: Guarda, re Perseo, guarda da quante spade che ci sono, vanne a prendere una e serviti. Ma re Perseo, Perseo non volle servirsi, capito? Capito? Partecipò come schiavo al trionfo di Paolo Emilio. Ma non volle servirsi, si poteva servire, ce n'erano di tutti i tipi là, di spade, di gladio, non volle. Poi ricordo anche il grande stoico Catone Lutecense, di cui ne parla pure Dante Alighieri, e Dante Alighieri di Catone Lutecense che si trafisse.
scrive di Catone Lucicense, scrive, c'è scritto nella Divina Commedia: libertà va cercando, che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Sapete come morì Catone Lucicense? Che era uno stoico, un acerrimo nemico di Caio Giulio Cesare, e siamo ai tempi delle guerre civili, d'accordo, combattute da Caio Giulio Cesare contro i suoi oppositori interni. Quando Catone Lucicense fu sconfitto da Caio Giulio Cesare, non volle mica cadere prigioniero di Paolo Giulio Cesare. Prese il gladio, se lo conficcò nel ventre e siccome non moriva però, che fece per affrettare l'opera? Con le sue proprie mani lui si aprì l'addome, già lacerato dal gladio, e tirò fuori le budella da sé. E caro amico Leandro Smelli, io non ti giro intorno al problema, caro amico. Io l'ho sempre detto che amo tanto lo stoicismo, amo lo stoicismo e il buddismo, però non è che faccio i giri di parole, capito? Ecco, caro, ecco come stanno le cose. Noi non siamo liberi di nascere, però siamo liberi di morire. La pensavano gli stoici, Mica so io, ho inventato queste cose. Gli stoici la pensavano così. Capito, Leandro Smelli? Ok. Grazie a tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.